questa conchiglia si ritrova dentro. Quindi, ecco, a livello botanico, siamo un orto botanico per analogia, quindi è una pianta legata ad Afrodite, gelosa Afrodite di chi? Di Psiche, che è stata poi l'amante, la compagna, sposa di Eros, che riuscì a conquistare Eros, che mangiava pesce, dorate, mangiava per fare innamorare gli uomini. La forza dell'amore è una forza che sicuramente permea tutte le cose. Non c'è bisogno, non c'è problema, non ho scoperto niente. Schopenhauer tratta questa guerra della filosofica, lo approfondisce quando ci dice che nell'amore c'è la volontà di vivere. Nel mondo con la volontà di rappresentazione ci rappresenta questo mondo, tutto ciò che noi conosciamo è frutto di un atto d'amore, anche noi stessi. Quindi siamo qui presenti frutto di un atto d'amore. Quindi sicuramente l'amore è la forza che spinge tutte le cose. Diotima, scusatemi la mentalità descrittiva, ma Socrate interroga Diotima, grande saggio, dice che cos'è l'amore? Diotima, dimmi che cos'è l'amore? Diotima dice che è un demone, è meraviglioso. Cioè, quindi praticamente c'è questo aspetto dicotomico dell'amore che è anche una potenza, una forza, una divinità fortissima che a volte ci costringe a soffrire molto. Sono stato abbastanza sintetico, credo. E quindi dall'amore nasce la cosa, nasce l'umanità, cioè la Schopenhauer, quindi si da questa pianta nasce l'umanità, possiamo dire, lo dicono, potrebbe essere ecco, la teologia del genere umano, volendo proprio tentare una loro forma. Leggo questa pianta. Io mi sono fatto una cosa così di getto, la leggo e questo è quello che mi piace. Un po' più di tutto, diciamo, tutte le perché quando ti faccio non è solo la tua bocca che faccio, io faccio anche le tue domande, i tuoi desideri, faccio il tuo riflettere, i tuoi dubbi e il tuo coraggio. Io faccio te così come sei e come sarai domani e oltre. Così. Bella perché bella poco, dire bella è riduttivo, forte, intensa perché nell'amore se quello che è però, una volta l'amore è un po' miscelato, no? Un po' sdietro, in quello poco autentico c'è anche l'oltre, che riuscirà a percepire l'altro non solo con un fine momentaneo, ma con un fine che non è solo nel tempo, cioè si programma, via il percorso perché noi siamo da abbinare, ma non è perché sì che sposa Eros. Che no? Quindi l'anima sposa l'erotismo e diventa l'amore perfetto per i greci. Ma nel dubbio ci sono comunque questa scultura di canone, no? Di amore psiche. E quindi l'oltre potrebbe essere legato non solo a noi, ma a un altro tipo di amore, e cioè questo è l'amore passionale, l'amore erotico, quello che genera la specie, e quello che ha provato le nostre psiche, infatti, è stato rapito da psiche. Certo, supplicando Zeus di risposarla, ma c'è un altro tipo di amore, forse è più raffinato, forse molti di noi non conoscono, neanche io probabilmente, ma anche quello che è l'amore un po' più esteso, quello per l'umanità, no? Quello che questo forse dovrebbe essere quello addirittura ancora più nobile, ma se vogliamo creare una scaletta, è quello che porta poi i santi, poi i saggi, di Gesù, di altro, a cercare. Grazie. Grazie per che ci ha veramente illustrato e sappiamo molto di più sia sull'unica ma non soprattutto sulla nuova. Grazie. Adesso sì, darei senz'altro la parola al dottor Ricondale, Claudio Ricondale, al quale dobbiamo l'arrivo qui di questo preziosissimo strumento di cui immagino ci dirà qualcosa. Buonasera a tutti, va bene, tutto volevo cantare a Olga e poi è un po' difficile perché dopo che ho parlato di Platone, dell'amore, sono tecnico, mi devo spiegare invece posso non spiegare. Può fare un po' di. E quindi partiamo con un video. Questo video è stato realizzato dall'America Nazi Solution. L'America Nazi Solution è una società scientifica americana. It's your